raccontaci un po' questi 90 minuti, come li hai vissuti tu? Ho una caramella per la gola perché mi hanno fatto urlare, partita folle, io l'ho definita da cinema perché è successa qualsiasi cosa, un Pescara in balia del Cosenza, poi padrone del campo, poi sbaglia il rigore, poi subisce, rischia di subire il gol del 2-1, poi lo fa. Devo dire, le grottaglie, non mi è piaciuto l'invasione di campo per due volte, forse si è sentito ancora calciatore nel momento. Ha detto proprio ai nostri microfoni, bravo, ha detto mi sono sentito calciatore questa sera. Sì, no, ma nel senso che chiunque avrebbe invaso il campo, forse anche Pillon, qualsiasi allenatore, dopo che vince una partita del genere, che può cambiare una stagione, perché è stata una settimana difficile a Pescara, la contestazione, questo mercato che ha lasciato l'amaro in bocca. Questa è una partita che può cambiare le cose, per quanto restino i problemi, resti magari la mancanza del centravanti perché Maniero dopo un po' ha finito la benzina, ma vinci una gara del genere, veramente ti può girare la stagione con una classifica così a 3 punti dal secondo posto. Io non lo so, magari tra una settimana cambierà tutto di nuovo, però stasera ho visto una squadra viva. Poi Jolly Pescato, Bocic, 37 minuti fino a oggi, entra, risolve tutto, il giocatore meno atteso, le grottaglie che azzecca i cambi. Entra Crecco, assist, entra Bocic, gol. Bravo lui. Anche il modulo con il 3-4-2 che ha inventato. Ti chiedo un'ultima cosa, Marco, ti chiedo, dovessi fare un articolo per raccontare gli ultimi 5 minuti, che titolo faresti? Vedeteli, perché è difficile, cioè sarebbe la prima parola, vedeteli, perché descriverli con una penna o scriverlo è veramente difficile, perché è cambiato tutto. Ho detto 3 volte che la partita poteva cambiare, è cambiata, ricambiata, ricambiata ancora. Fammi dire onore al Cosenza, una squadra sfortunata, possiamo dirlo, una squadra molto sfortunata che oggi non meritava di perdere, che con questo passo secondo me riuscirà a salvarsi, però il Pescara è un Pescara vivo, cioè che ha risposto sul campo a una settimana molto difficile, dopo Pordenone è un'altra vittoria molto molto pesante, anche perché adesso c'è l'Entella che non è un avversario insormontabile e sappiamo bene quanto 3 vittorie o comunque 3 risultati possano darti una spinta per la stagione e nella corsa playoff.